Ciao ragazzi! Oggi sono nel mio giardino per fare un video che si chiama What's in my bag? E quindi vi farò vedere che cosa c'è nella mia borsa, che è questa qui di H&M che vi ho fatto vedere nel video della haul, che l'ho presa con i saldi. E quindi vi farò vedere che cosa ho nella mia borsa in questo periodo. Allora, iniziamo con il telefono, che ovviamente hanno tutti nella borsa, e ho su una bellissima cover con i fiori. Non so come cambierà la luce, non so se sentirete i cani che abbaiano, però spero che vi piaccia anche vedere un video nel giardino. Comunque, ho poi delle cose che servono per la bellezza, quindi ho una bellissima ammucchina al gusto di vaniglia, perché il mio profumo preferito è la vaniglia, quindi tutte le cose ce le ho alla vaniglia. Ho anche un baby lips, perché come sapete io li adoro, e questo è al gusto di frutto della passione ed è di questo bellissimo rosa perlato che sulle labbra sta benissimo. Nel caso mi dimenticassi di mettere lo smalto, come è successo anche oggi, mi porto dietro uno smalto e mi sono messa questo qui di color Tiffany, quindi verde acqua, e questo è di American Apparel e l'ho preso comunque a Miami, però credo che in alcuni, forse a Milano c'è American Apparel, spero ci sia. Comunque questo è un semplicissimo color Tiffany. Non ho idea per quale motivo ci sia all'interno una coroncina di fiori, però devo dire che con questo tempo di oggi, visto che ha nevicato fino a ieri, siamo in tema perché oggi sembra primavera. Infatti sono fuori con questa bellissima giacchetta. Comunque, fiori. Poi abbiamo ben due portafogli e non ho idea del motivo. Comunque sono questi due. Questo l'ho preso a Accessorize e come vedete è blu con questo fiocchettino bellissimo oro. E all'interno credo che io abbia messo, sì, questo lo utilizzo per le monete. È bellissimo perché all'interno è con i fiori, non so se si veda, però qui ci sono tutti i fiorellini ed è bellissimo. L'altro portafoglio invece l'ho preso in un negozio così casuale ed è nero con sempre profili oro, quindi non è molto abbinato con la borsa che invece ha le borchie argento, però vabbè. E qui invece tengo i soldi, quelli di carta, e anche delle fantastiche tessere, perché dovete sapere che io adoro prendere le tessere regalo nei negozi ma non utilizzarle, solo per averle. Infatti qui ne ho un sacco ancora da quest'estate, ho fatto rifornimento, ne ho una di H&M che potete prendere ovunque e poi ne ho alcune più rare perché in Italia non ci sono questi negozi, e sono quella di Forever 21, che è il mio negozio in assoluto preferito e mi manca fare shopping in quel posto. Poi ne ho una di Gilly X con su una fantastica modella senza reggiseno, però tralasciamo, comunque è di Gilly X. E poi ne ho ben tre di Starbucks, che è il mio posto preferito, cioè io vivrei a Starbucks, ma purtroppo sappiamo benissimo che in Italia non c'è, quindi dovrò aspettare i miei viaggi all'estero per poter usufruire di Starbucks. Comunque ogni volta che ci vado prendo queste bellissime carte e come vedete, ah sì, questa è della Florida, quindi bellissima. Poi anche questa c'è scritto thank you, e qui invece è del 2013, mi piacciono un sacco. Poi questa borsa pesava e adesso capisco perché, avevo ancora dentro due bellissimi diari barra libri. Il primo è Wreck This Journal e penso che lo conosciate in tantissimi, anche questo preso in America perché non sapevo dove trovarlo in Italia, quindi ho detto vabbè, prendiamolo in America, e non l'ho ancora fatto, mi dispiace, l'ho preso ad agosto e ancora non l'ho fatto, però cioè, ho fatto pochissime pagine, per esempio ho fatto questa pagina e questa pagina. L'altro invece è molto inutile portarlo dietro, perché infatti non so per quale motivo io l'abbia tenuto nella borsa. Comunque questo è una specie di diario, ma non segreto perché io non scrivo ogni giorno, ma dove appunto un po' le mie idee, quello che mi passa per la testa. Tra poco andrò in Spagna e i professori ci hanno chiesto di tenere un diario di bordo, un diario di viaggio, quindi io utilizzerò questo visto che ha un sacco di pagine e io ne ho utilizzate pochissime, ed è molto carino perché io adoro i pipistrelli e adoro il rosa. Ah, e per chi lo volesse copiarmi, questo l'ho preso all'IKEA. Un fantastico profumo alla vaniglia, perché non si può andare in giro senza profumo, e questo è appunto alla vaniglia e al cocco, preso a Victoria's Secret, e ho la confezione piccolina da portarmi appunto dove voglio.
abbiamo le cuffiette, che ovviamente sono indispensabili per me perché adoro ascoltare la musica ogni momento del giorno, in qualsiasi momento. Se non le ho, io sclero. Poi ho uno zucchero di Starbucks che non so quanti anni o mesi possa avere, perché non ne ho idea, però ho una bustina di zucchero di Starbucks che non mangerò, aprirò mai, perché ho paura di trovarci qualcosa dentro. E infine ho un CD, perché io quando vado in macchina con i miei genitori devo per forza ascoltare un CD. E quindi, siccome non posso tenere tutti i miei CD all'interno della macchina, ogni volta cambio porto un mio CD. Quello che ho portato è quello di Miley Cyrus, Bangers, e non c'è dentro il CD perché appunto l'ho in macchina, l'ho lasciato in macchina, quindi lo dovrò andare a recuperare. E quindi ascoltate la buona musica, comprate il CD di Miley Cyrus. Credo che la mia borsa sia vuota, sì, come potete vedere non sto barando, la mia borsa è veramente vuota. Quindi io spero che questo video, anche con la luce che ormai c'è, la luce in realtà sarebbe luce naturale, cioè il sole se ne sta andando appena io esco fuori in giardino. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che non vi abbia dato fastidio sentire cani, macchine e cose varie. E grazie per chi si iscrive, grazie per chi commenta, chi mette mi piace, io veramente vi ringrazio da morire. E infatti non vedo l'ora di fare il giveaway, lo farò presto, ve lo prometto, per dare indietro a voi qualcosa, visto che voi mi rendete davvero tanto felice, veramente. E non dimenticatevi che qui sotto, nella descrizione, ci sono tutti i link per Twitter, Instagram, quello che volete. Quindi se volete andate a guardare. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, mi stavo dimenticando anche che in questi giorni sto registrando video, ma ho sempre meno idee, quindi se volete vedere qualcosa, se vi piace un video in particolare che vi piacerebbe che io facessi, scrivetemelo qui sotto, oppure appunto dove volete, Ask, Instagram, Twitter, tutto quello che volete. Comunque datemi idee che io sarò felicissima di rispondere alle vostre proposte di fare nuovi video. Ciao! Midnight Memories. Quello perché mi sento le formiche sulle gambe. No, scherzavo. Perché questa roba? E quindi niente, io vi saluto e spero che non mi cadano le cose. Vorrei farvi notare la bellezza del mio outfit di oggi, soprattutto le mie bellissime scarpe abbinate con queste fantastiche calze. Oh yeah! Tokyo! Vieni! Vieni! Eccolo qui! Tokyo, perché non mi muovi? Ecco il mio amore! Tokyo! Ciao! Salutami, Mary! Eccolo qui, il mio Gino. Questo è Tokyo e vuole entrare in casa. Oh Mary, adesso entriamo.